Siamo a Castellammare, in Piazza Spartaco, uno dei posti più popolari di Castellammare, dove c'è una delle agenzie di Intralot che è stata coinvolta in un'operazione della Direzione Antimafia di Napoli. Attualmente è sotto amministrazione giudiziaria. La mia procura ha già svolto diverse indagini in materia di gioco d'azzardo. Negli ultimi tempi c'è anche un interessamento da parte dei clan camorristici, perché attraverso le sale gioco soprattutto riescono a riciclare denaro sporco. I gestori di questa agenzia erano, come tante altre agenzie, direttamente collegati al clan dei D'Alessandro di Castellammare, e parallelamente all'agenzia con il circuito legale c'era poi un circuito parallelo di giocate clandestine, e addirittura le giocate venivano indirizzate sul circuito legale, quelle dove sicuramente si sarebbe perso, mentre le giocate dove ci si intascava solo denaro andavano sul circuito clandestino. Svolgendo delle indagini in materia dei clan camorristici della zona più che sorrentina, proprio su Castellammare, nei Monti Lattari e così via di seguito, i clan in particolare D'Alessandro e De Martino Filtra, e in effetti ci imbattemmo, appunto, tra le altre cose, oltre che un traffico di stupefacenti, estorsione eccetera, anche nel calcio scommesse, nelle scommesse clandestine e quindi come forme di riciclaggio, per cui dovremmo intervenire subito con una serie di fermi in varie zone d'Italia riguardanti queste persone. Nel 2004 il governo italiano ha reso legale giochi e scommesse. Dal 2008 al 2010 c'è stata una impennata incredibile di giochi e scommesse, passando da un fatturato di 40 miliardi a 61 miliardi circa nel 2010. Il trend è ancora in crescita, si prevede che nel 2011 si arriverà addirittura ad 80 miliardi. Ebbene, questa è l'attività prevalente da cui lo Stato ha grandi ricavi ed è la ragione per la quale incentiva giochi e scommesse, addirittura affidando anche ai comuni delle piccole lotterie, dei piccoli casinò. E nel 2010, tanto per dare il senso e la misura dell'impegno proficuo posto in essere dal corpo, sono state denunziate 832 persone e sequestrati oltre 2320 congegni ed apparecchi elettronici. Inoltre sono stati sequestrati 106 immobili, che sono i locali entro cui veniva esercitata l'attività di gioco illegale. Negli anni, soprattutto la Guardia di Finanza ha scoperto che alcuni concessionari giochi, che tra l'altro sono anche esattori per conto dello Stato, sono agenti contabili per conto dello Stato, avrebbero evaso il fisco per svariati miliardi di euro, tanto è vero che ad oggi pende ancora presso la Corte dei Conti un giudizio nel quale viene richiesto ai concessionari giochi ben 98 miliardi di euro. Tra gli investimenti di Cosa Nostra, della Camorra e dell'Andrangheta c'è anche un forte investimento nel settore delle sale del gioco d'azzardo legalizzato, in particolare le sale bingo. Ci sono diverse indagini che attestano questo dato, è molto significativo per i corleonesi, tant'è che nel processo alla direzione strategica di Cosa Nostra si è esaminato anche questo profilo e molti sono gli elementi che dimostrano l'esistenza di questa forma di riciclaggio anche del denaro da parte dell'organizzazione mafiosa. Ci sono poi indagini molto significative e molto importanti sulle infiltrazioni della mafia nelle regioni del centro-nord, che riconoscono ancora una volta l'investimento nelle sale bingo come un investimento molto importante. Come è stato rilevato da un'inchiesta della Procura di Palermo, che ci dice che la rete clandestina introita ancora più della rete legale. A Napoli, nell'operazione Golden Goal, c'erano delle agenzie che venivano affidate a veri e propri prestanomi della Camorra. Ciò che più ci interessa qui in Campania è il contrasto a questo mondo clandestino,
perché sappiamo che ci sono consistenti interessi da parte della criminalità organizzata. Laddove ci sono interessi, qui in Campania c'è sempre la criminalità organizzata, la longa manus, che cerca di gestire appunto questi grossi interessi di natura economica. E poi uno il segno, uno X, due, over, under, come... Un'indagine di qualche mese fa, coordinata dalle procure di Napoli e di Milano, ha fatto emergere che i casalesi hanno fatto un forte investimento nelle sale giochi, nelle sale bingo, proprio nel capoluogo lombardo, a Milano. Ecco, questa è l'ennesima dimostrazione che il reimpiego dei capitali delle organizzazioni mafiose ha come sbocco anche quello del gioco d'azzardo legalizzato. Ed inoltre ci sono anche indagini coordinate dall'autorità giudiziaria allo scopo di individuare connivenze tra concessionari e gestori dei giochi, anche perché ci siamo resi conto di alcune illiceità, peraltro consistenti, nella trasmissione dei dati telematici relativi alle scommesse relative alle giocate, e quindi non tutto quello che si gioca arriva in maniera corretta all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso la trasmissione dei dati delle giocate. Da 2 anni i concessionari giochi vanno avanti a suon di proroghe. L'ultima proroga che hanno ricevuto dal governo scade a maggio 2011 e prima di questa scadenza e prima dell'indizione delle nuove gare per affidare le concessioni, occorre che venga rivisitata e rifatta la normativa per l'affidamento di concessioni di giochi o di casinò o attività similari, perché troppo facilmente la mafia riesce a tenere la gestione e le mani su queste attività.